Sparta e Atene. Parliamo oggi col professore Alessandro Barbero e con Rita Cioffi, Matteo Marroni e Alessia Amante. Professore, prendiamolo dall'inizio. Come nasce il mito di Atene? Beh, Atene sconfigge l'impero persiano alla fine del all'inizio del V secolo avanti Cristo, fa fuori è come se oggi Malta sconfiggesse gli Stati Uniti d'America. Beh, quasi. Diciamo che loro ci hanno giocato su molto, effettivamente. Loro, gli ateniesi e i greci in genere, hanno costruito su questa loro eroica resistenza all'immenso impero, al milione di uomini dell'esercito di Serse. Poi figurarsi se erano davvero un milione, ma i greci ce la raccontano così. Ci hanno costruito su una leggenda che dura fino ad oggi. Ancora oggi si fanno dei film che si intitolano 300 e che parlano delle Termopili. Quindi ateniesi e greci in genere, sì, noi pochi abbiamo sconfitto l'immenso impero. E anche Sparta vero, in tutto questo soffriva di invidia? No, perché intanto alle Termopili la gloria se la son presa loro, morendo i 300 spartani, e poi gli spartani non invidiavano nessuno, secondo me, avevano un tale complesso di superiorità. Però è anche vero che i greci non erano un piccolo popolo qualunque, ecco, in questo senso Atene era la capitale di un impero commerciale. Noi non sappiamo quanti abitanti aveva, ma tanti, e metteva in mare una quantità enorme di navi. Quindi sembravano piccoli perché erano sparsi, divisi, sparpagliati, ma erano una potenza anche loro. In realtà. Va bene, adesso ne parleremo. Entriamo nel primo capitolo della nostra storia: Sparta e Atene, le due città più rappresentative della Grecia classica, dopo aver lottato fianco a fianco contro la Persia, quello di cui abbiamo appena parlato con il professor Barbero, entrano in antagonismo nel mondo greco. Nella Grecia dell'età arcaica e classica, la cellula dell'organizzazione politica è la polis, la città-stato. Non esiste uno stato greco, ma c'è un senso di identità che si riconosce nelle feste collettive, come i giochi olimpici, e nei grandi santuari, come quello di Apollo a Delfi. Ci sono poi le leghe, le coalizioni di città che ruotano attorno a quelle più importanti. Atene è il cardine della Lega Delio-Attica. Sparta è la potenza egemone tra le poleis del Peloponneso. Il sistema che gli ateniesi hanno inventato per governarsi è la democrazia. Tra le sue istituzioni c'è la bulè, il Parlamento, 500 membri estratti a sorte tra i cittadini liberi. Restano in carica un anno, con il compito di proporre leggi e provvedimenti che devono essere ratificati dall'Ecclesia, l'Assemblea Generale. L'Ecclesia è aperta ai cittadini maschi ateniesi liberi e maggiorenni. Tutti hanno diritto di voto e ogni decisione importante è presa per votazione diretta del popolo, il Demos. Tutte le cariche istituzionali ad Atene sono sorteggiate, solo quelle delle massime autorità militari, gli strateghi, sono elettive. Sparta invece è una società aristocratica, al vertice ci sono i pari, gli omoioi o spartiati. L'aristocrazia guerriera vive in comunità e il simbolo di questo tipo di vita sono i sissizi, i pasti comunitari. Un pari di Sparta non può possedere denaro né esercitare alcun mestiere. La sua unica attività è la preparazione alla guerra. Gli spartiati vivono dei lotti di terra assegnati loro dallo Stato e lavorati dagli iloti, la classe servile. In mezzo ci sono i perieci, uomini liberi ma senza diritti. Il governo è retto da 5 magistrati, gli efori. Eletti dall'assemblea dei pari, restano in carica un anno. Il potere degli efori è superiore a quello dei due re di Sparta, che conservano il comando dell'esercito. La brillantezza culturale di Atene e la solidità chiusa e granitica di Sparta diventano proverbiali nel mondo greco. L'Atene del V secolo è la città del teatro, dei grandi poeti tragici, Eschilo, Sofocle, Euripide, delle commedie di Aristofane, dei filosofi, degli artisti come lo scultore Fidia, degli architetti Ctino e Callicrate.
La grandezza della città di Atene si riassume nella risistemazione dell'acropoli voluta da Pericle verso la metà del secolo, con l'ingresso monumentale dei Propilei e soprattutto con il Partenone, il tempio di Atena Parthenos, la dea vergine guerriera, protettrice della città. Il prestigio di Sparta si regge invece sul valore militare degli spartiati, sulla leggendaria durezza del suo sistema educativo, l'agogè spartana, l'addestramento alla fatica e al combattimento che tutti i pari devono affrontare fin dall'infanzia. La differenza tra le due città è racchiusa nella profezia amara dello storico ateniese Tucidide, che scrive: se Sparta venisse abbandonata, i posteri, vedendo le sue rovine, non potrebbero immaginare quanto grande sia stata la sua potenza. Se gli ateniesi invece subissero la stessa sorte, vedendo i resti della città, la loro importanza si supporrebbe doppia di quella reale. Una profezia che si è avverata.